Allora, salve a tutti, oggi recensirò un aroma marca Brenfi, va bene? Che si intitola Balkan Blend. Vedete, Brenfi, aroma di tabacco, Balkan Blend. E lo sto sbobando, va bene, sul crossbow. No, non vi preoccupate, non c'ho la billet. Me ne frega un cazzo della billet. E lo sto sbobando sul crossbow contenuto, diciamo, dove deve essere contenuto, ossia qui, sul tel. Questo atomizzatore che camorria, nicotina alta. Questo atomizzatore che veramente, veramente sta spaccando tutto così. Non avrei mai pensato di apprezzare così tanto un atomizzatore nato per un hardware così imbecille come la Billet. Meno male che hanno inventato anche questo TEL che lo contiene. Va bene, va bene. E allora, Balkan Blend. Questo Balkan Blend di Brenfi. Ricordo questa ditta Brenfi di Renzo Catania, questo ragazzo che fa questi aromi. Che cos'è? Non lo so. Balkan Blend fa pensare a una English Mixture, no? E come è fatta la English Mixture? Virginia, orientale, è la tachia. No, effettivamente una minchia. Io sento che questo aroma è particolarmente arraggiato. È bello forte. Mi sembra, ma magari dico una minchiata, mi sembra sbilanciato, camorria, verso il latakia. Perché d'altra parte il Virginia è il Virginia. Boh, non so che tipo di Virginia abbiano usato, perché, per come. L'orientale non sa di un cazzo. Mi sembra sbilanciato verso il latakia. Suppongo volutamente. Il risultato. Il risultato è una cosa simpatica. Mi piacciono le cose che virano verso il latakia. È un tabacco che adoro, allo svapo. Però mi sembra lontano questo aroma da una English Mixture. Non so se vi sia capitato di provare varie English Mixture sempre riguardo allo svapo tutte secondo me più o meno giusto perché poi non sono tutte uguali quelle che ci sono in commercio giusto quindi a seconda della marca che preferite che avete provato ovviamente non so, camorria. Ovviamente non so, ma non è l'acqua, aspetta che prendo l'acqua. Ah, oggi acqua rossa, frizzante, va bene? Questa è sorgente dell'Etna, a che capisci? Qui sta di ogni. Le Paternò, di ogni. Bel passo. Questa è l'acqua mappassota, acqua rossa, frizzante, eh?
Dicevo, English Mixture, no? Allora, comunque, quello che accomuna un po' tutte le English Mixture è il suo carattere di miscela, capito? Molto bilanciata. Una miscela da svapare, in questo caso, tipo All Day, no? Una cosa del genere. Quindi un qualcosa che non faccia risaltare troppo il latakia come tabacco di complemento, un qualcosa che non permetta al Virginia di stufare, un qualcosa che dia sapore all'orientale, un mix, diciamo, da tranquillo, da giornata, diciamo così, no? Non certo da salotto, penso. Questa English Mixture che sto provando, questo Balkan, ricordiamo, Balkan Blend di Brenfi, si discosta dalle English Mixture che ho provato finora e secondo me è più sbilanciato verso il latakia. E secondo me questa non è una cosa cattiva. Anche perché non è troppo. Ok, troppo sbilanciato verso il latakia. Questo sbilanciamento gli dà una nota di arraggiatura. I peli del gatto. Una nota di arraggiatura a che piace. Notevole e sicuramente gradita, ecco. A chi non piace, no, non penso. Questa è una English mixture per gente con la minchia girata, costantemente. Però, bel prodotto, minchia. Ultimamente mi sta capitando di provare robe di questo Brenfi, che sono prodotti carini, simpatici. Un paio di anni fa provai qualcosa, adesso non mi ricordo neanche come si chiamasse. Mamma mia, questi tabacchi invece, belli, 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 bella sta English Mixture. Basta, ho esaurito quello che dovevo dire, perché non è che tutto il resto è una farcitura, va bene? E quindi direi che questo video si può concludere qua. Vi piace la English Mixture? La volete un poco più arrangiata verso il latakia, ma non troppo? Balkan Blend di Brenfi. Bra, non male, bra, bello. Ciao, ne.